son più concetta, ma son li canci. Scendo sopra diretta, a vita voglia di, quando marre buttoia, e chi so può scurta. Accendo mamma noi, mazzetti in quantità. E chi mi pigliava francesa, chi mi pigliava spagnola, e sono nato con demona, e la coppa chi vuoi? Chi mi pigliava francesa, chi mi pigliava spagnola, e sono nato con demona, ma la coppa chi vuoi? Uè, caro bebè, che parla fa, io vorrei che te mi sende di soppa. Ma ci ho fatto suonare, eh? Tre sole piccerelle venono appresso a me e fanno le stelle d'olio pronti da sti caffè. Ma i sogni avere la stella e sti caffè Chantal sulle cuna rosella lo faccio con sola. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, e sono nata con te muore, la coppa chi vuoi di? Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, e sono nata con te muore, la coppa chi vuoi di? Ui, caro bebè, che per la fa? Io vado per l'ante, ma se me ne stupa. Un coppo foglie, senti parli lì lì, io guardo ma non droglio, che può arrivare a capire, ma che struma morte, sa da sapere a ballare, basta che me stai corta, è corto, non è tanto corto, tutta se può aggiusta. Francesa, chi mi pigliava spagnola, e sono nato con te muore, la coppa chi vuoi? Chi mi pigliava francesa, chi mi pigliava spagnola, e sono nato con te muore, la coppa chi vuoi? Ui, caro bebè, che parla fa? Io vorrei che a te non sente di stupa. Amossa? Allora noi con questo brano vi salutiamo, il Teatro dell'Arte, Lili Cangì, uno è il filone bellissimo della triade insieme a Francese. E vi voglio ancora presentare i miei musicisti, Gianluigi Di Laura al mandolino, signori un grande applauso. Al contrabbasso il maestro Ivano Sabatini. Al pianoforte il maestro Marco Vallese. Alla voce, vocalist di questo gruppo, Voce Not, che vi saluta stasera e ringrazia, vi ringrazia tanto per l'attenzione, Anna Maione. Sono stata felice con voi stasera, è stato un incontro bellissimo in questa location meravigliosa. Ringrazio ancora, anzi e dopo vorrei invitare qui la signora Ligrino, che prima non abbiamo avuto il piacere di ascoltare perché avevamo subito cominciato il nostro programma. E quindi niente, insomma, noi concludiamo questo spettacolo con, come vi dicevo, col Teatro dell'Arte. Signori, ringrazio anche la signora Anna che ha organizzato tutto con me ormai da più di un mese. E quindi... grazie, grazie. Io spero che voi vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi a stare qui con voi. Allora, io sì, voglio solo rubare qualche minuto. Prego, prego, anzi, grazie. Anna.
alla mia, siamo omonime. Siamo omonime. Ci siamo ritrovate, anche per questo volevo ringraziare tutti da parte della dottoressa Antonella Allegrino, che con grandissimo piacere ha aperto appunto questa stagione nostra di Palazzo Tilly, della rassegna Sere d'Estate a Palazzo Tilly, ormai per noi una tradizione molto molto piacevole, quindi con grandissima passione siamo qui, con grande appunto entusiasmo, quindi vi proponiamo le nostre serate e i nostri appuntamenti. Avete sicuramente ricevuto il programma Sere d'Estate, quindi se vi farà piacere, magari appunto portando un golfino, un pullover, abbiamo avuto l'Africa fino a ieri e vabbè, oggi invece c'è questo frizzantino. Comunque grazie perché avete resistito, un grazie con tutto il cuore, proprio dal profondo del cuore, a questa grande artista. Grazie, ad Anna, grande voce napoletana, autentica doc, l'avete sentito, e che invece qui in Abruzzo, vero Anna? Sì, sì. Vive in Abruzzo. Io vivo in Abruzzo, da tanti sì. anni. Un plauso fortissimo, proprio veramente di grande, grande stima, apprezzamento al suo ensemble, ai suoi grandi musicisti e anche al tecnico che gira e frulla, è il marito dell'artista. Vedi che poi, insomma, i mariti, per fortuna, grande. Sì, questa è una grande associazione. Una grande associazione. E noi cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze di coloro che ci ospitano e chiaramente dei nostri, del nostro pubblico, certo. Che per noi, il pubblico per me, siamo tutti amici, noi siamo insieme, è come veramente un incontro tra amici dove ci si diverte, dove ci si trasmettono grandi emozioni. Beh, il grande cuore di Napoli, certamente. Volevo però anche, se appunto Anna e i suoi artisti me lo consentono, volevo anche ricordare che questa serata è la serata di apertura di un percorso musicale che lega, e questo è veramente molto molto bello, lega alcune dimore storiche della provincia di Chieti. Quindi noi siamo l'apertura, siamo stati con appunto l'ensemble di Anna Maione, siamo stati l'apertura del percorso Dimore Sonore, un progetto nato molto velocemente ma con grande entusiasmo, collegando alcune dimore qui del Chietino, della provincia di Chieti, che fanno parte dell'associazione ADSI, cioè Associazione Dimore Storiche Italiane. Alcuni dei rappresentanti sono già andati via, però vedo Andrea Mascitti, se vuole dare una parola, come vuole lui, e quindi noi invitiamo anche, ora che salirete ripercorrendo la strada appunto già fatta in entrata per uscire, avete un manifesto, cartello del percorso di more storiche e di more sonore, e quindi ecco Andrea, ci vuoi dire una parola? In un secondo, buonasera, vi ringrazio, mi chiamo Andrea Mascitti, sono il presidente della Società Italiana di Cultura con sede ad Orsogna, abbiamo oltre 500 soci eccetera, abbiamo progettato questa bellissima iniziativa che si chiama Dimore Sonore, che adesso lega 6 dimore, ne saranno certamente molti di più, speriamo anche di abbracciare il pescarese. E per cercare di promuovere queste meraviglie che sono insomma un tesoro per noi, che siamo qui nella zona, però le vogliamo far conoscere il più possibile, e quindi iniziamo in questo modo da questa splendida dimora, e grazie per l'ospitalità, grazie a te Anna, grazie alla signora Allegrino, grazie a questi splendidi musicisti, sono musicista anch'io, quindi bravissimi, grazie. Quindi, e grazie a voi, grazie a tutti, grazie. Perfetto, grazie Andrea.